mundo, yo la vencería. Fue el segundo de mi carrera, así que bueno, muy contento, pero más contento todavía porque el equipo logró ganar un partido grande. Sono molto contento per il mio primo gol in Serie A, anche in questo momento, però sono ancora più colmato perché non ti tornare in alto. Non ti risultati, tre pareggi in questa vittoria, quindi era un po' fuori, sono andato a finalmente. Sì, sì, l'equipo credo che sta dimostrando partito a partito che viene entrando, stiamo trabajando día a día mucho para salir del fondo e confiamo mucho en el plantel che tenemos para salir. Stiamo migliorando, una grande vittoria, ma soprattutto abbiamo fatto una grande partita. Giocando così con questa intensità, siamo consapevoli di che la lotta sorpresa sarà dura, sarà battaglia fino alla fine. Ci godiamo questa vittoria e pensiamo da martedì la partita con il Chievo, che sono stati con il Chievo, con il Chievo, con il Chievo, con questa squadra che è per la fine, dobbiamo continuare su questa strada, ancora migliorare su tanti atleti, ma siamo... Quando sono sentiti gli applausi tra il primo e il secondo? Era difficile prendere il gol l'ultimo minuto del primo tempo. Abbiamo preso un gol quando stavamo facendo il primo tempo, potevamo un po' calare, diciamo, a livello psicologico, ma questa squadra è diventata un'altra volta che cade l'attributo per uscire in questa zona e siamo andati al secondo tempo. Abbiamo meritato di vincere il secondo tempo. Abbiamo giocato a mandate un segnale importante ai vostri concorrenti per la Svezia, questa vittoria è una partita di 12. Sì, siamo tutti là, siamo 5 squadre più o meno, ma è importante che noi abbiamo vinto, adesso dobbiamo diventare. Sicuramente lui ha portato molto entusiasmo e penso che la cosa più importante è salvarci, quindi questa è la motivazione più importante. Un giocatore che hai giocato qui da tanti anni, un cuore ritrovato finito tra Marani e Corpirelli, cosa può dare in più a questa squadra? No, tanto, quello sicuramente importante, lui è andato via, sicuramente eravamo tanti infortunati, poi purtroppo il calcio è per i risultati che fai, ma alla fine è tornato, ha portato entusiasmo e siamo contenti.